Ciao, allora, questo è il mio primo video, sono abbastanza imbarazzata anche, e niente, vi volevo far vedere un trucco con la 2 Chrome, perché ho notato non solo su internet, anche proprio andando in giro, che ci sono delle ragazze che non sanno ancora come usare questa palette. Che io ho acquistato per caso perché l'ho vista, mi è piaciuta, ho detto no, vabbè, questa la devo comprare e l'ho trovata sul sito della Nevera sold out perché ci ho pensato 2 giorni di troppo, ma l'ho trovata su un altro sito, Biopanda, no, Bio Panda Shop, una cosa del genere, scusate, io la mia memoria è sempre molto sui generis. Comunque, niente, vabbè, sono veramente molto imbarazzata a parlare da sola con questo accrocchio che ho fatto, tra l'altro, perché non sapevo come dovevo trovare la giusta posizione, non ho gli strumenti giusti, insomma, vabbè. Comunque, insomma, questo secondo me è un trucco che si può, io l'ho fatto tranquillamente per un incontro di lavoro. Andava bene, secondo me non era eccessivo, poi vabbè, tutto sta alla personalità, però insomma, va bene, allora partiamo. Allora, io ho acquistato questa Studio Secrets di L'Oreal a base lisciante. Non mi trovo troppo bene, però insomma, l'ho comprata piena di siliconi. L'ho comprata e la uso quantomeno sul naso, che ho qualche poretto in evidenza, per cui me la vado a mettere sul naso, un pochino insomma, li copre. Dopodiché, per nascondere dei capillari rotti, ho dei capillari rotti, ho la pelle sensibile. Uso, scusate, questo correttore verde di Chanel e lo vado a mettere proprio solo sui punti che interessano a me. Poi stamattina ho visto che me ne si è rotto un altro qua. Ok. E col dito vado leggermente a sfumare. Aspettate che chiudo la cremina lisciante. L'anno scorso ho usato questo qua di Kiko, che è il fondotinta minerale asciutto bagnato compatto della Kiko, lo numero 04. Mi c'ero trovata bene, quest'anno l'ho ricomprato perché non l'avevo più trovato, non mi ricordo, insomma comunque ne avevo preso un altro. Poi si avvicinava la stagione estiva, il caldo e tutto, per cui preferisco usare cose molto più leggere in estate. C'è la spugnetta in dotazione che va benissimo, no? L'ho comprato sabato. E lo vado a stendere. Spero che poi si veda. Io lo metto dappertutto, anche sotto gli occhi, anche sugli occhi. Per un effetto più naturale si può mettere con il pennello. Ecco perché l'ho preso un po' più scuro. Lo metto bene dappertutto, anche sulla bocca. E dimentichiamoci che c'è anche un collo e va toccato anche quello. Poi io con questa luce mi vedo già macchie. Però fatto questo, metto via la spugnetta e metto il correttore. Allora, io con i correttori ho un brutto rapporto,
Ma dov'è? Quei correttori in crema hanno brutto rapporto perché vanno sempre a mettersi nelle pieghette degli occhi. E è già da un bel po' che ho acquistato questo qui della Elf. Numero Fair, numero, vabbè, Fair, minerale. E devo dire che mi ci trovo bene, io ancora non ho capito bene se... A me sembra che nessun correttore mi nasconda, perché io ho più le borse che le occhiaie, per cui... Allora, purtroppo si è girato, è uscito un sacco di prodotto. Vabbè, comunque. Io uso il pennello, per questo è un pennello da fondotinta, sempre della Elf. Io lo uso come correttore, per il correttore, insomma. Mi prelevo un pochino giusto dal tappo, proprio poco, e lo metto. Così. Ecco qua. Dopodiché. Allora, primer. Io ho 30 anni. Mi trucco da quando ne ho veramente 12 o 13. E ovviamente mi truccavo con la matitina grigia nella rima interna dell'occhio e il mascara trasparente quando ancora esisteva Body Shop. Esisteva il mascara trasparente, esiste tuttora, però. E... Insomma, quindi sono parecchi anni che mi trucco. Il primer non esisteva. Siamo vissuti, io almeno sono vissuta tranquillamente senza primer per almeno 15 anni. Poi qualcuno ha deciso di metterlo in produzione anche per chi non faceva trucco scenico, non gli serviva un trucco scenico perché prima si usava insomma per le riprese cinematografiche e quindi tutti a caccia di primer. Io ne ho qualcuno, sono dubbiosa sul fatto che duri di più il trucco o che non te lo faccia andare nelle pieghette. Però vabbè, lo usiamo lo stesso, così insomma, giusto per... Aspetta. L'ho messo, l'ho picchiettato un po', questo vabbè, penso che lo conosciate, può essere usata sia come base per ombretto, sia per creare degli eyeliner, lo devo provare in quella modalità, magari mi ci diverto un po'. Intanto che aspetto che si asciughi, io mi metto un velo di cipria, perché comunque ho la zona T oleosa, per cui sto usando questa, di Shiseido, polvere traslucente trasparente, è proprio un'ulteriore base, insomma, ha un sacco di prodotto all'interno, non ho idea di quanto costi, ci sono 18 grammi di polvere e devo dire la verità, questa l'aveva comprata mamma perché le serviva una cipria, però questa lei ha la pelle olivastra, io invece sono bianca, quindi per lei questa non andava bene. Io la metto col suo pennellino. Ne metto un po' di più qua perché per me questa palette di neve make up
è un po' polverosa. Mi è capitato già diverse volte che mi cadesse l'ombretto qua. E quindi ne metto un po' di più così, insomma, poi dopo sì, forse riuscirò a toglierla meglio, insomma, se no la tolgo con un cotton fioc, quello bene, nel caso vi faccio vedere. Spero di non... Da-da. Questa la conoscete tutti. Userò